Circa 1 milione di euro per 2 progetti di riqualificazione, di cui uno già ultimato. E questa è la cifra che ha ricevuto il comune di Campi Bisenzio grazie al bando periferie del governo, coordinato localmente dalla città metropolitana di Firenze. Già inaugurata a fine novembre 2017, la nuova piazza Gramsci, che ha visto nascere ben 51 nuovi parcheggi, di cui 2 riservati a disabili, oltre a 9 posteggi lungo via Roma. Il costo totale dell'opera è stato di circa 170.000 euro ed è stato interamente finanziato dal bando statale. Il comune campigiano, tra l'altro, aveva già messo a bilancio quella cifra, ma l'arrivo del bando periferie ha permesso di destinare quelle risorse per altri tipi di interventi. Nei prossimi mesi partiranno i lavori per la ristrutturazione dell'ex Casa del Fascio ed ex caserma dei Carabinieri situata nella centrale Piazza Fra Ristoro, per cui sono stati stanziati oltre 800.000 euro di fondi statali. Secondo il primo cittadino, i cantieri dovrebbero durare poco più di un anno e poi la struttura sarà restituita alla città, visto che, oltre ad alcuni uffici comunali, sorgeranno degli spazi socioculturali.